Allora, come promesso, scusate il ritardo, però vi avevo annunciato che c'era un breve ritardo, ma Michelangelo Pistoletto, Silvio Evangelisti, tutto per voi, tutto per noi, oggi è veramente il pomeriggio in cui dialogare con un grande maestro dell'arte contemporanea. Grazie Michelangelo Pistoletto, adesso mi siedo e ascolto. Grazie a voi. Anche. È chiaro che non c'è nessuna necessità di presentare Michelangelo Pistoletto, che sapete benissimo chi è, conoscete il suo lavoro, forse non conoscevate lui. E nella mia esperienza, io sono stata studente come siete voi oggi, moltissimi anni fa, decenni fa, e devo dire che l'esperienza di incontrare un artista che lavora in modo così responsabile, così forte nella società e nel campo della cultura in senso lato, perché la grande capacità che ha avuto Michelangelo Pistoletto è stata quella di mettere a frutto la sua grande possibilità che gli si è presentata grazie al suo lavoro e grazie alle conoscenze, alle aperture che ha avuto nel suo lavoro per un suo sogno che ha caparbiamente fatto diventare realtà pratica. E questo è una caratteristica straordinaria per un artista che si pensava nell'Ottocento potesse volare ed essere in una torre d'avorio. Ecco, Michelangelo Pistoletto è su questo mondo e vuole cambiare questo mondo in meglio, cambiarlo attraverso gli strumenti della cultura, dell'arte. E i suoi, quelli che ha messo in campo, sono molto interessanti. Io sono solo una voce che rimbalza, perché sarà Michelangelo stesso a dire le sue ragioni. Però quello che trovo estremamente interessante, e da qui così gli lancio un piccolo passaggio, è il filo particolarissimo che collega la sua opera. L'inizio, le prime esperienze artistiche di Michelangelo Pistoletto sono state tutte rivolte alla ricerca dell'identità, all'individualità, cioè al capire la sua singolarità e la singolarità degli altri. Il punto dove lui voleva probabilmente già allora arrivare, dove però è arrivato comunque da qualche anno oramai, da 5-6 anni sicuramente, è quello invece della collettività. Cioè è passato da un interesse specifico per l'individuo singolo a invece un'apertura agli altri, a tutta la collettività. È curioso, non è un po' curioso? Ah beh, non so, io sono curiosissimo, perché tutta la mia vita è basata sulla curiosità. Siamo tutti curiosi, vogliamo sapere, vogliamo conoscere. Ecco, la curiosità è forse quella che ci spinge a scoprire, no? Io credo che questa scoperta ci riguarda proprio anche attraverso un mestiere che è quello della creazione, quello dell'arte, ma che accomuna l'arte alla scienza in qualche maniera, no? Ecco, allora, io sono partito, mio padre faceva il pittore e dipingeva in maniera tradizionale. Qui siamo in un'accademia e mio padre, sto parlando degli anni 40, del secolo scorso, mio padre aveva totalmente escluso che io facessi l'accademia, diceva ti rovinano, perché lui dipingeva in maniera tradizionale, realistica, per lui l'occhio doveva essere usato per guidare la mano a imitare la natura. Io ho cominciato a fare restauro di quadri antichi all'età di 14 anni con lui, che faceva anche restauratore, quindi ho conosciuto il passato. La mia accademia è stata l'insegnamento della
raffigurazione tradizionale e la tradizione vera e propria della, rappresentata dalla storia dell'arte, ma toccata praticamente, toccando il lavoro con le mani, non soltanto guardandolo attraverso i libri o nelle pinacoteche. E quindi toccare con mano il passato. Mia madre, quando ho compiuto 18 anni, ha detto a mio padre: ma guarda che il passato va bene, però secondo me il futuro sta nella pubblicità. Eravamo tra gli anni 40 e 50. Era molto avanti tua madre. E quindi, allora mi ha iscritto in una scuola di pubblicità diretta da Armando Testa, che era il più grande pubblicitario di allora, adesso ce ne sono molti altri. E quindi Armando Testa immediatamente mi dice a noi studenti: guardate che l'unica cosa che dovete conoscere bene, subito, è tutta l'arte moderna. Perché senza l'arte moderna, senza conoscere la modernità del segno, del colore, dell'immagine, voi non potrete mai essere dei buoni pubblicitari moderni. E quindi io nel giro di 6 mesi posso dire di avere conosciuto tutta l'arte moderna nel senso dall'impressionismo ai giorni nostri di allora, fino all'action painting, diciamo. Quindi ho capito che l'arte era passata dal concetto di riproduzione dell'immagine al concetto di espressione singola, individuale, autonoma e libera. No, passano dietro, no, sono passati i tuoi autoritratti, non ti preoccupare. Voglio vedere cosa stanno guardando. è libera. Quindi ho fatto un ragionamento: se tutto quello che mi dicono, che oggi mi dicono che devo fare con la scuola, con la scuola, ma non solo con la scuola, perché a quel tempo ero vestito da figlio della Lupa e con Mussolini, con la M messa qua, Mussolini. Nella scuola c'era il credo in Dio e il credo in Mussolini, c'era un credo. Credo, allora, per questo che per me sono rimasti due elementi fondamentali, sono rimasti presenti: la religione e la politica, ben accoppiate, no? per formare la società e gli individui che dovevano muoversi e agire in questa società. Quindi la società fascista, dalla società fascista alla guerra, a quella seconda guerra mondiale e poi il conflitto della guerra fredda tra comunismo e capitalismo, insomma tutte queste cose qua. E poi mi dicevano, a cominciare dai miei genitori: ma bisogna essere buoni, bisogna essere bravi, bisogna essere gentili, e poi si facevano la guerra, si ammazzavano gli uni con gli altri. Dico, questa, ecco, tra il dire e il fare, in quel tempo io ho visto che c'era veramente in mezzo il mare. Allora ho pensato, quando ho visto che l'arte moderna mi offriva, mi metteva fuori da tutto questo, mi buttava fuori, mi diceva: tu sei fuori da questo, sei libero, sei autonomo, fai tu, pensa tu. E io dico: sì, allora questa era una libertà enorme che vedevo attraverso le opere di Fontana, di Burri in Italia e di artisti dell'avanguardia mondiale. E dicevo: ma va bene, ma allora io che cosa faccio? Faccio ancora un mio disegno, un mio segno, una mia invenzione personale? E così, ma il mondo ha ancora bisogno della mia invenzione? Non lo so. L'atto eroico del creare individualmente, liberamente, è stato fatto.
Adesso io cosa devo fare? Io non devo fare altro che considerare che sì, c'è la mia individualità, sì, c'è la mia volontà di essere, ma nello stesso tempo ci sono. La grande domanda: cosa sono io in questo mondo così fatto? Allora ho pensato che l'unica possibilità che avevo era quella di guardare me stesso attraverso l'autoritratto, cioè riconsiderare la mia presenza con la mia figura, guardandomi nello specchio, perché per fare un autoritratto c'è sempre voluto uno specchio. E io, guardandomi nello specchio, mi dicevo, adesso io devo trasferire questa mia immagine, l'immagine di me stesso, dallo specchio alla tela. E questo è il trasferimento che dovevo fare. La tela rappresentava il luogo del concetto, della concettualizzazione dell'immagine. Ma dico, va bene. Mi provo mille modi di trasportare la mia faccia sulla tela, dallo specchio sulla tela. Allora mi sono reso conto, ma anche se io mi dipingo nella maniera più precisa, come faceva mio padre, sono sempre io che decido la mia identità. Io decido che io dipingo me stesso in quel modo e così io sono, l'artefice del mio essere, del mio pensiero. Io sono quella cosa che io dipingo, ma io volevo scoprire la mia identità, non decidere la mia identità. C'è una bella differenza. È lo stesso come tra la religione e la politica. Nella politica si decide chi è Dio, la scienza. La religione è la scienza. La scienza ricerca se c'è qualcosa che possiamo chiamare anche eventualmente Dio, ma c'è una bella differenza tra la decisione io sono o la decisione cosa sono. Cerchiamo di capire qual è la vera identità. E io a quel punto, attraverso una serie di lavori, facendo dei fondi oro, argento, sono arrivato a fare a realizzare un fondo sulla tela specchiante, e per la prima volta mi sono trovato a dipingere la mia immagine non più guardandomi nello specchio a fianco della tela, ma nella tela stessa. Quindi io ero davanti all'opera, ero dentro all'opera e dovevo pormi anche sulla superficie dell'opera, là dove c'è il ritratto fatto da me. Ma era talmente oggettiva, talmente reale, innegabile l'immagine dello specchio che riproduce tutto ciò che sta davanti e che esiste senza modificare. Certo, se prendo uno specchio deformante lo modifica la realtà, ma io parlo dello specchio perfetto. Vedo dentro allo specchio tutte le immagini possibili e immaginabili, l'immagine che viene ritratta in quel momento, ma le immagini che si stanno muovendo, che cambiano. Quello che voi vedete in uno specchio in questo momento, in questo istante, non c'era prima e non c'è più dopo. Quindi c'è una dinamica del tempo che è pazzesca, c'è un infinito cambiamento, ma in questo infinito cambiamento siamo presi dentro tutti, perché siamo tutti davanti allo specchio. Non ci sono più solo io davanti a questo specchio, c'è la società che vede se stessa per quello che è l'esistente. Allora l'autoritratto dell'artista diventa l'autoritratto della società, diventa l'autoritratto dell'esistente. Come io metto la mia figura sulla superficie, come la traggo da tutto ciò e la metto sulla superficie per fare il mio autoritratto, non rimane che trovare qualche metodo che mi permetta di essere nella mia rappresentazione fatta da me tanto oggettivo
quanto l'immagine specchiata. Non potevo fare un'immagine arbitraria che convivesse con un'immagine oggettiva. Oggettiva vuol dire che era quella che è riconoscibile da tutti. Ecco che non ho potuto fare altro, chissà dove siamo arrivati, non ho potuto fare altro che, ma non so se è distraente, no? Non ho potuto fare altro che usare la fotografia. Perché la fotografia è fissa quell'istante che è appena arrivato e sta per fuggire nello specchio. Lo fissa. Quindi ho fissato l'istante sulla superficie. Questa figura è diventata il passato, qualcosa che era passato attraverso uno specchio. Quindi è il passato, qualcosa che c'è stato, ma nello stesso tempo, perdurando insieme alle immagini che cambiano nello specchio, diventa memoria. È una memoria che si assomma al presente del futuro. E la memoria è questa, è qualcosa che viene dal passato ma si assomma al presente nel tempo che viene. Quindi questo quadro è diventato un'opera scientifica, fenomenologica. La quarta dimensione, la dimensione tempo, il presente che cambia sempre, il passato che viene fissato, il passato, e la durata che va verso il futuro. Quindi abbiamo presente, passato e futuro, che sono i tre elementi che producono la dimensione del tempo. Quindi non è, allora, il mio lavoro è diventato un lavoro fenomenologico. Ecco che ho trovato la mia identificazione. Io sono quel fenomeno, io sono parte dei fenomeni. In quel fenomeno c'è lo spettatore, c'è chi guarda l'opera, esattamente nella mia stessa condizione. Siamo nella stessa condizione. Ecco, allora di lì posso dire di avere cominciato a pensare che, oltre a guardare nello specchio e nel quadro specchiante diciamo, platonicamente l'avvenimento dell'esistente, ho detto, beh, insomma, tutti i problemi che io ho immagazzinato da bambino fino ad oggi rispetto alla società, a tutte le menzogne della società, mi trovo davanti a un'opera veritiera. Non c'è più menzogna in quest'opera, perché lo specchio dice della realtà quello che la realtà è, non è capace di mentire. Dunque dice la verità sulle cose. Ma il fatto che lo dica lo specchio va bene, che poi io riesca a trasformare la fenomenologia del vero, cioè della verità, nella pratica, sta a me adesso di girare le spalle allo specchio e allontanarmi dallo specchio con l'esperienza fatta. Però fare della società stessa, della vita stessa, la materia specchiabile. Io mi devi interrompere, se no vado avanti. No, ma io figurati ti interrompo. No, quindi hai detto questa cosa che dicevi anche questa mattina, che lì non c'è menzogna nello specchio e nella società sì. Quindi da un certo momento in poi la riflessione si è spostata dalla tua identità, da cosa sei, al tema di a cosa servi alla società, a che cosa puoi essere, che cosa può essere l'artista nella società e per la società. Ma io sono diventato estremamente, come si può dire, freddo, potrebbe anche dire duro, perché lo specchio è freddo e duro, non concede niente. Vero. Non concede niente. Anche troppo. E bisogna cercare di capirlo. Allora forse se tu cominci a capire lo specchio, entri in una morbidezza diversa, in una flessibilità diversa, e che però parte da una sicurezza
da una dura sicurezza, che è quello appunto che noi abbiamo preteso di trovare con l'idea del lavoro individuale, soggettivo, l'espressione del sé, tutto questo è qualche cosa, è una necessità che l'arte ha espresso al massimo grado negli anni 50 del secolo scorso. Questa autonomia, io ho visto che nella società veniva totalmente travisata, era travisata completamente. Pensate che attraverso lo stile personale dell'artista, Burri con i stracci, con i sacchi, Fontana con i tagli, Pistoletto con gli specchi, diventavano elementi raffigurativi, rappresentativi della possibilità di acquisto, di acquisizione economica che veniva messa in campo attraverso l'acquisizione delle opere, cioè dal mercato. Io mi sono trovato negli Stati Uniti a essere parte di un movimento che era la pop art americana. Io ero l'unico non americano del gruppo degli artisti che nella galleria Leo Castelli erano riconosciuti come gli artisti della pop art americana. Bene, la pop art americana era interessante perché cercava la stessa oggettività che cercavo io con lo specchio, cercava la realtà, la vita, con la differenza che avevano individuato il sistema del glamour consumistico, del glamour capitalistico come unica realtà oggettiva. Lo specchio non riflette solo il capitalismo, il prodotto di consumo. Lo specchio riflette la fondamentale dinamica dell'essere. Ecco che io mi sono reso conto che il mio lavoro cominciava a essere inteso più per il glamour consumistico che portava nel riconoscimento dell'opera, di più che la mia individuale scoperta e il riconoscimento della mia identità, che era poi la nostra identità, una identità oggettiva e comune, e non un'oggettività consumistico-americana. Sì, ecco, omologata, quindi. Eh? Omologata per tutti. Omologata. Che creava il desiderio uguale per tutti. Omologata. Quindi ho deciso di distruggere la mia identità. Questa è una cosa che ho già detto questa mattina. Interessante, forse però qualcuno l'avrà già sentito, però è molto importante. Io ho visto che c'erano gli oggetti in meno. Ho deciso di realizzare una serie di lavori. Eravamo alla metà degli anni del 1965, di realizzare dei lavori, uno diverso dall'altro. Talmente diversi questi lavori sono nati, erano così diversi che si potevano immaginare opere di diversi artisti. La mia personale è stata volutamente come una collettiva di me stesso. Quindi lì la mia individualità, il mio stile personale non era totalmente... No, adesso passano gli autoritratti, però era totalmente... Gli oggetti in meno sono uno strumento per ribellarsi o per rifiutarsi a una omologazione di un riconoscimento, di una... Di una trasformazione di quello che è l'identità
l'identità che tu vuoi mettere in campo, che tu porti di te stesso e del mondo, in una identità che è voluta da altri, che non corrisponde con la tua. E quindi per recuperare la mia identità, che io ho dovuto distruggerla, perché era stata utilizzata la mia identità, così come è stata utilizzata l'identità di tutti gli artisti astratti degli artisti pop. Quindi ho voluto trovare la mia identità distruggendola. Facendo così, però, vi è più trovata, perché ho visto che la mia identità realmente, come diceva lo specchio, è fatta di tutti e di tanti e di differenze. Infatti, quindi non è arrivato un fatto puramente di pura reazione sociopolitica, ma è stata una continuazione, una combinazione naturalmente con il problema sociopolitico, che mi ha portato veramente a identificare ancora meglio la fenomenologia delle differenze, di ogni momento, che anche che un momento è diverso dall'altro, così come una persona è diversa dall'altra. Io sono diverso ad ogni momento, sembra che io sia uguale, infatti si vede dai miei quadri specchianti quelli che ho fatto negli anni 60, 70 eccetera, ero io, ma non sono più io oggi, vedendomi nello stesso quadro, sono un'altra persona, sono cambiato. Quindi è una, sono i quadri specchianti, restano come una memoria di diversi momenti, e quindi del tempo, in qualche modo è una testimonianza. Ma il tempo accoppiato, che accoppia il passato e il presente. Al fine della durata. Della durata. Quindi mi trovo davanti a una autonomia basata sulle differenze. Quando ho fatto questa serie di quadri, di oggetti in meno, uno diverso dall'altro, come dicevo questa mattina, ho realizzato uno di questi era una sfera di giornali, i giornali quotidiani, una sfera di un metro. Allora ho visto che questa sfera, dagli un colpo qui, dagli un colpo di là, si è diretta verso la porta, nel suo corso dietro, è finita per strada. E allora ho cominciato a farla correre per strada, e si sono poi unite le persone in questa passeggiata con la sfera, e senza che nessuno veramente chiedesse ma cosa vuoi fare, cos'è, cosa non è, cos'è una performance, è arte, un oggetto d'arte, nessuno ha chiesto niente. Questa sfera è passata dalle mie mani alle mani degli altri ha cominciato a correre nello spazio libero. Dopo questa operazione della sfera, io ho fatto un manifesto nel 67, un manifesto in cui dicevo che aprivo il mio studio, perché finalmente ho capito che si trattava di entrata e uscita dallo studio, e aprivo lo studio ai giovani che avrebbero desiderato mostrare quello che facevano in arte, e quindi trovarsi insieme in quello spazio. Sono arrivati i poeti, sono arrivati i musicisti, sono arrivati i teatranti, sono arrivati i cineasti. Allora non c'era ancora internet, se no sarebbero arrivati chissà che cosa sarebbe successo. Facebook dappertutto. E sono arrivati gli artisti dei diversi ambiti e hanno presentato in diverse serate i loro lavori. Dopodiché ci siamo detti, adesso che siamo tutti qui, diversi linguaggi, teatro, musica, danza, cosa facciamo? Perché non facciamo qualcosa insieme? Mettiamo insieme le diverse arti. Io ho detto, va bene, non solo le mettiamo insieme, ma usciamo anche dallo studio, andiamo per strada. E siamo usciti per strada dando un nome a questa avventura, che l'abbiamo chiamata lo zoo,
questo zoo perché era un po' come, come se tanti animali diversi, diversi linguaggi artistici erano come dei diversi animali che insieme sfondavano la gabbia del, delle istituzioni e anche lo studio, inteso come un luogo istituzionale, così come, la, come il museo, la, la, il teatro, la galleria, luoghi istituzionali. Usciamo dalle istituzioni, corriamo dietro a questa palla che è uscita da sola ed è andata per il mondo. E allora siamo usciti e abbiamo fatto molte attività, coinvolgendo il pubblico, facendo delle esperienze straordinarie nelle zone già non prima considerate e strutturate per fare veramente dell'arte, l'arte fuori dagli ambiti artistici. Questo succedeva allora. Poi e tutto si è combinato anche in maniera straordinaria con quello che è stato il famoso 68, fate l'amore, non fate la guerra, eccetera, eccetera. Figli dei fiori. Eh? I figli dei fiori, la ricerca di vivere in comunità, eccetera. Tutto questo è successo per un breve periodo e poi sono saltate fuori nel nel principio degli anni 70 le famose brigate rosse, e allora lì la politica ha ripreso il sopravvento, ha bloccato tutto, sparavano nelle gambe, ammazzavano chi dovevano ammazzare, chi volevano ammazzare, non si sa bene se queste brigate erano più proprio rosse rosse o nere nere o a quante stelle rispondevano. Quindi è stata una cosa veramente micidiale. Allora io mi sono ritirato un po' in montagna, mi piace molto sciare, e allora sciavo e nello stesso tempo portavo avanti i miei lavori andando nelle, non so, nelle gallerie, nei luoghi dove mi chiamavano a fare qualche cosa. E fino al momento in cui in quel periodo poi sono nate molte opere, la divisione e moltiplicazione degli specchi, moltissime cose, ho ripreso a lavorare diciamo come ricerca, e nel 91 ho acquistato uno spazio che è a Biella, che è diventata la città dell'arte, ho fatto una fondazione. In quello spazio ho inteso realizzare tutto ciò che si cercava di realizzare uscendo dalle istituzioni. Ho voluto creare un'istituzione di tutto ciò che si cercava di fare uscendo dalle istituzioni. Perché io sono uno che per le contraddizioni sono bravo. Tutto quello che si vuole nelle istituzioni. E quindi ho fatto un manifesto nel 94 che si chiama Manifesto Arte, Progetto Arte. Progetto Arte. Progetto Arte voleva dire progettare l'arte come metodo nuovo di interazione con la vita, un progetto di arte e di vita. E quindi ho scritto, è venuto per l'artista il momento di mettere in comunicazione tutte le varie strutture, tutti i settori che compongono la società, dalla politica all'economia, alla religione, all'architettura, al design, la filosofia, la scuola, l'educazione, il comportamento. L'arte mette tutto in comunicazione la società, con questa capacità di essere libera e responsabile. Questa libertà e responsabilità che man mano io avevo acquisito. Ed è così che è nata Città dell'Arte come luogo di ricerca di una rigenerazione della società. Ma anche un luogo di formazione, perché tu dicevi, hai sempre detto che da soli non si fa nulla, ma non si fa nulla neanche se non hai le competenze per fare. E quindi le competenze del Città dell'Arte vuole anche trasmettere, sì,
formazione e competenze. Sì, trasmettere formazione e competenze, ma non creando i metodi già esistenti, come che sono quelli che vengono insegnati nelle scuole, nelle università. Non insegniamo le grammatiche esistono, non insegniamo la geometria, che esiste, non insegniamo l'inglese, che esiste, ma non insegniamo l'ingegneria, che chi lo sa fare, ma mettiamo l'arte tra tutti questi elementi come fenomeno dinamico di connessione e di trasformazione. Quindi se l'ingegneria ha bisogno di creazione, magari si unisce all'architettura, e tra ingegneria e architettura vanno a cercare una dimensione di libertà e responsabilità che l'arte porta come dinamismo di trasformazione, ma di trasformazione diciamo sensata. Ecco, l'arte come elemento inevitabile, elemento che attraversa tutto, come le vene di un corpo. Un corpo ha le vene, l'arte è la struttura sanguigna di questo corpo. Il corpo non è fatto solo di muscoli. E anche della società. Il corpo sociale. La società è un corpo. E l'arte è la struttura sanguigna o il sistema nervoso, non so, chiamiamolo come vogliamo. Quindi l'arte non più come un fenomeno, da presentarsi come un fenomeno che è riconosciuto essere cultura. Se voi chiedete ai politici oggi cos'è la cultura, non vi sanno rispondere. Non sanno cos'è la cultura. Pensano che sia prendere la moglie e portarla con la... metterle la pelliccia di visone e portarla all'opera. Ecco, questa è un po' l'idea del politico, no? Quella è la cultura. La cultura è dentro a tutte le cose. La politica è cultura, la scienza è cultura, l'architettura, l'ingegneria, oggi la sostenibilità, il bisogno di sostenere questo pianeta per poterci sopravvivere è cultura. Anzi, direi che è la cultura più importante sulla quale noi ci dobbiamo confrontare. Quindi c'è una realtà oggi che ci chiama a creare situazioni nuove, e creare situazioni nuove vuol dire creare, e se, non lo, se l'artista non crea, l'artista è il maestro di creazione, e noi dobbiamo imparare a creare, ma non soltanto perché faccio un lavoro io che poi lo vado a vendere, e perché io faccio una cosa che creo posso anche fare il lavoro che vado a vendere, va benissimo, ma così come lo stagnaro fa il suo lavoro, però poi si dovrà occupare anche della situazione del mondo in cui vive. Quindi lo stagnaro farà politica, l'artista farà politica, lo facciamo tutti, dobbiamo farla tutti la politica. E come si fa a farla tutti? Ecco, qui entriamo in una situazione di trasformazione responsabile, anche pratica, che stiamo sviluppando a Città dell'Arte, mettendo a frutto il concetto di creazione. L'artista ha questa cosa straordinaria, che non può limitarsi a pensare una cosa, la deve realizzare. Senza l'opera non c'è l'arte. Questa è una cosa straordinaria, anche se l'opera è qualcosa di che sembra assurdo, impensabile. No, è stata pensata, è stata sentita, è stata vissuta, è stata cercata anche come emozione. Ma senza una cosa esponibile, presentabile, non c'è arte. E allora se l'arte deve essere la rigenerazione della società,
Beh, allora bisogna passare dall'idea alla realizzazione. Non possiamo soltanto più dire wow, bisognerebbe fare, bisognerebbe che sarebbe meraviglioso la, una società se, equilibrata, sensibile, un mondo giusto dove si eliminano le differenze, eccetera. Sì, ma se belle idee, ma se non sai come farlo, non fai l'opera d'arte. Quindi tu hai cioè, l'idea è quella che l'estetica deve essere unita all'etica, cioè che l'arte deve essere unita a una presa di responsabilità etica e sì, fondamentale. Sì, cioè questo, in questo simbolo trinamico che voi avete visto attraversare, forse sì, qua avete visto questo simbolo che è dato paradiso, da, sì, da tre cerchi consecutivi. Ecco, quello lì in mezzo, lì in mezzo c'è, cioè cerchi consecutivi. È un simbolo che voi troverete già nelle decorazioni del passato, è un simbolo che troverete nelle decorazioni del passato, ai tempi dei Romani, del Rinascimento, ancora ieri, questo simbolo che spontaneamente dà il senso dell'equilibrio. Nell'architettura si cerca, anche qui vedete, c'è sempre questo senso dell'equilibrio, c'è questo grande spazio e poi ci sono altri spazi che si equilibrano nel centro. Ecco, questo è una cosa, però non è mai stato realizzato questo nell'opera d'arte. Nella Cappella Sistina noi guardiamo sempre in alto per vedere il giudizio universale, per vedere la nascita del mondo, eccetera, di Michelangelo Buonarroti. Se guardiamo nel pavimento, vediamo che c'è, in un punto del pavimento, c'è questo simbolo che io chiamo del terzo paradiso. C'è, ma nessuno lo vede, perché è pura decorazione. Sono i decoratori che hanno avuto questo bisogno di fare qualcosa di equilibrato, non fare di armonico. Di creare cose di armonico. Però non è mai stato codificato questo simbolo. Io l'ho codificato partendo dal simbolo matematico dell'infinito, che è un simbolo matematico, sì, che è una linea che si incrocia formando due cerchi. Io ho fatto incrociare la linea due volte ed è nato il terzo cerchio, quello che sta al centro, cioè il finito nell'infinito, la vita reale nell'infinito che sfugge, la vita che dura, ciò che dura, la durata nell'infinito. Questo corrisponde poi anche al quadro specchiante, perché è la durata è nell'immagine fotografica e l'infinito è nel presente che cambia sempre, per cui non finisce mai, continua. Quindi abbiamo dunque ciò che cambia sempre e la durata. Abbiamo tutti gli elementi contrapposti che possono essere il prima della vita, dopo la vita, così come possono essere il positivo e il negativo che creano all'interno l'energia, così come possono essere può essere il giallo e il blu che creano il verde. C'è sempre una creazione. Un uomo, una donna creano un figlio, cioè il positivo maschile e il negativo femminile insieme producono un figlio. La cosa interessante è che in questo simbolo qui metti il maschile da una parte, metti il femminile dall'altra, dentro al centro hai il ventre procreativo della società, lì si crea la società. Non solo una persona, un essere, ma la società, perché nella società avrai tutto ciò che è positivo, tutto ciò che viene considerato saggio,
e dall'altra tutto quello che è mostruoso. Abbiamo il mostro e la virtù. Tra il mostro e la virtù deve nascere qualche cosa che è l'energia della vita vera. Non possiamo eliminare né l'uno né l'altro. Bisogna sapere far funzionare creativamente. Quindi il cerchio centrale è la possibilità di sostenibilità, cioè la possibilità di intermediazione degli opposti. Certo, l'intermediazione degli opposti. Uno fa uno, quello. E questo, ah sì, io poi l'ho chiamato trinamica, la dinamica del numero tre. Il numero tre non è soltanto, nella trinamica, non è soltanto 2 più 1 che fa 3 o 4 meno 1 che fa 3, ma è 1 e 1 che uniti creano una terza unità che non c'era. Quindi 1 e 1 fa 3 è la legge della creazione, è la legge della creazione che noi utilizziamo continuamente. Quando facciamo qualcos'altro, un'opera d'arte o qualsiasi atto della vita, mettiamo sempre insieme un prima, un dopo, un come, il perché, un certo, sempre due elementi e tiriamo sempre fuori una soluzione terza, sempre. Sempre, tutto quello che facciamo. Dunque è il simbolo della creazione che noi utilizziamo continuamente. Utilizzare questo simbolo in maniera metodica, in maniera pratica, vuol dire utilizzarlo pensando, per esempio, che quando io penso una cosa e ritengo che sia giusta, esprimo una tesi. Ma ricordiamoci che dall'altra parte c'è qualcun altro che esprime la tesi opposta e si chiama l'antitesi. Tesi e antitesi. C'è sempre la tesi e l'antitesi. E poi al centro che cosa c'è? La sintesi. La sintesi è quella cosa che è sempre creazione, è sempre qualcosa che nasce da due situazioni che possono confliggere e portare alla guerra o all'equilibrio. Vogliamo sentire se i ragazzi hanno da chiedere qualche cosa, visto che è una giornata, è un pomeriggio per loro, perché ci vuole il microfono, però sì, questo... o viene qui o troviamo il modo di farglielo avere. Non so come si accende. Grazie. Ma così introducono anche loro gli argomenti che gli interessano. Se non capisco mi aiuti, eh? Sì. Pronto? Funziona? Sì. Sì, un po'. Buongiorno. Volevo chiederle, rispetto... ci ha fatto un excurso, diciamo, delle sue esperienze artistiche, della sua vita anche, e volevo chiederle cos'è rimasto rispetto all'esperienza del movimento rispetto all'esperienza del movimento chiamato Arte Povera. Ah. E quello che è rimasto rispetto al passato e il legame rispetto all'arte povera. L'arte povera secondo me è stato l'ultimo movimento artistico della modernità. Non ce ne sono più stati dopo, perché i movimenti artistici partono dall'impressionismo, vanno avanti attraverso il surrealismo, il cubismo, l'impressionismo, no, l'espressionismo e fino all'astrazione degli anni 50. E poi viene fuori, come ho detto prima, la pop art, il minimalismo e poi l'arte concettuale, tutti ancora ismi, ricerche specifiche che sono tutte nate a seguito della crisi dell'arte provocata dall'avvento della fotografia, parliamo della fine dell'Ottocento. Per poter dire l'arte la facciamo sopravvivere? Bene, allora cerchiamo che cosa l'arte propone al di là di quello che è la pura rappresentazione tradizionale ad uso e consumo dei poteri, dei palazzi, no? E quindi si è arrivati a capire che l'arte aveva una autonomia, come ho detto prima. E
questa autonomia finalmente attraverso l'arte povera arriva alla conclusione di questa ricerca dell'autonomia. A me hanno chiesto, proprio a New York, una conferenza fatta in un museo americano, mi hanno chiesto: ma che cos'è l'arte povera? E io ho detto: voi avete avuto qui la minimal art, l'arte minimale. Ecco, l'arte povera, temporalmente sì, molto vicina, ho detto, ma l'arte povera non è minimale, l'arte povera è radicale. E mi ha detto, oh, we have to see what the minimalists think about. Dobbiamo vedere cosa i minimalisti pensano, sì, di questo. Possono pensare quel che vogliono, ma è radicale. Perché in Italia radicale vuol dire radice. Sì. Radice. L'arte povera ha concluso il discorso della ricerca dell'autonomia allontanandosi sì dalla rappresentazione, ma per arrivare proprio al rapporto tra il seme e la terra e l'albero, la connessione di ripartenza dal rapporto tra natura e artificio. Questa è la cosa dell'arte povera. L'arte povera poi con l'arte povera sono state realizzate delle opere che sono entrate nei musei, che hanno acquisito anche alcuni dei valori economici, ma per me rimane importante il fatto che esprime una radicalità per me in tutti i sensi, anche in senso sociale e pratico. E quindi io ho voluto non più fermarmi al prodotto fisico dell'arte povera, ma procedere nella attuazione della trasformazione, della rigenerazione, diciamo, a partire dal seme, dalla radice. Quindi il terzo paradiso, città dell'arte e adesso la demo pratica. Grazie. Come rapporto rispetto il rapporto che è rimasto con gli altri rappresentanti dell'arte povera? Ottimo rapporto, per chi è vivo. Grazie. Perché è ancora vivo, i rapporti sono. Ci vediamo a volte quando capita in una mostra da qualche parte, ma ottimi rapporti. Grazie. Prego. Anche perché in tutti i movimenti è sempre successo che gli artisti hanno un momento di contiguità, fanno mostre insieme, poi ognuno segue la propria via in qualche modo. Lo diceva Leo Castelli, lo diceva, i pop artisti non sono più, dopo 10 anni ognuno fa la propria arte, non ha più senso metterli insieme in termini di concomitanza. E così i poveristi, ognuno ha scelto la propria via, e la tua si è un po' discostata da... No, si è discostata, è proseguita. Sì, no, ma da quel tipo... No, è proseguita, io sono andato avanti. Secondo me gran parte di loro si sono fermati all'oggetto, mentre io sono andato avanti. No, questo intendevo, dicevo che si è discostata in questo senso, sì, nel senso che non ha continuato il ragionamento intorno a queste radici. No, ma quando una cosa è... Quando una scoperta è raggiunta, l'unica cosa che si può poi fare è controllarne l'uso della scoperta. Controllare l'uso. È per questo che io dalla scoperta dei quadri specchianti poi sono passato al controllo della mia scoperta attraverso gli oggetti in meno. E ogni volta ripasso al controllo della scoperta, perché una cosa è inventare la bomba atomica, è inventare l'esplosione dell'atomo, una cosa poi è l'uso della bomba atomica, è una cosa è inventare delle cose meravigliose che la scienza fa, è una cosa è l'uso poi che se ne fa. È molto importante controllare l'uso, non soltanto la scoperta. Certo. Ci sono. Buonasera.
E prima, parlando degli specchi, ha detto: lo specchio dice la verità perché non è capace di mentire. Non può mentire. Esatto, non può mentire. E poi ha... Non è che vuol, che tenta di farlo, proprio non ci pensa nemmeno. E poi ha aggiunto che bisogna fare della vita stessa la materia specchiabile. Ecco, rispetto la a questo... La materia? Specchiabile. Rispetto a questo mi è venuta in mente una lezione che Foucault fece negli ultimi anni della sua vita, in cui parlava di quattro figure: la figura del saggio, dell'insegnante, del profeta. La figura? La figura, sì. Del saggio, dell'insegnante, del profeta e del paresiasta. Diceva che paresiasta. E diceva che appunto il profeta. Non ho capito la paresiasta. 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 I romagnoli fanno fatica a dirla S. La paresia. La paresiasta. Paresiasta. Curatore della verità. Ah, paresiasta, esatto. Certo. Esatto. Sì. E appunto in questa lezione appunto parlava della verità. Della verità. E appunto sì. Diceva che il profeta parla per enigmi. E, che il saggio parla solo se sollecitato. E che l'insegnante mette in comunicazione. E che il paresiasta appunto dice la verità facendo quasi fuggire colui con il quale appunto sta parlando. Quindi mi chiedevo, l'arte e l'artista in queste quattro figure, potremmo dire, quanto delle quattro figure può unire attraverso l'arte? In chi si riconosce, dice. Esatto, esatto. In chi si riconosce, in chi, chi mette in comunicazione che l'insegnante... In tutte le figure, in tutte, non ce n'è una nessuna privilegiata, sono figure che vengono dal passato. Forse oggi inventiamo nuove figure, no? La figura del come si può dire, del conduttore di energia creativa, distributore di creazione, no? Sì. In Città dell'Arte questo cerca? In Città dell'Arte questo si cerca di insegnare? Sì, ma io con Città dell'Arte ho cominciato proprio nel 61, nel 91 quando l'ho acquistata, ho inventato subito il termine Università delle Idee. La prima operazione è stata lavorare sul piano della formazione. E quindi università, allora ho pensato Università delle Idee. Le idee che continuano a muoversi, che lavorano, il lavoro delle idee, ecco, la società, forse possiamo dire anche... Una quinta figura... creatori di idee, che vanno poi a toccare tutti gli ambiti. No? Creatore e realizzatore. L'università delle idee, per me, rimane sempre il termine principale della nostra attività. Ma che cos'è un'idea? Cos'è un'idea? Bene, allora ve lo spiego subito. Un'idea è nasce dall'arte. La prima opera d'arte che sia stata fatta, secondo me, è l'impronta della mano sulla parete della caverna. In qualche maniera. Non so, c'era della creta, c'era qualcosa del colore, no? Della materia, che in qualche maniera ha permesso di lasciare un'impronta con la mano. Quella impronta lì ha fatto scattare un fenomeno che era imprevedibile, cioè non è più la mano vera, ma è che cosa? L'idea della mano. Nasce l'idea. Dall'idea nasce la parola è l'idea di ciò che vogliamo dire, di una cosa. Rosa, la parola rosa è l'idea di una rosa. Ma nel tempo si sono fatti, si disegnavano, il linguaggio stava nel disegno degli oggetti, nel disegno degli animali, il linguaggio era disegnato, raffigurato. Ma infatti Foucault, per citare sempre Foucault in parole le cose, dice proprio che esiste un gap tra ciò che si vede e ciò che si dice,
è intraducibile direttamente. Sì, ma la percezione comunque che si ha è il linguaggio invece verbale. Ma, questo, quindi l'idea è più complessa. L'idea è complessa, ma nasce dalla non realtà che mettiamo a confronto con la realtà. È il non reale che diventa ideale. Quella è l'idea. Avete? Sì, ho una curiosità, scusa. Prego. Nel panorama contemporaneo ci sono artisti che lei stima? E se sì, vorrei saperne qualcuno che secondo lei sta cambiando in modo significativo il mondo dell'arte. Ma non abbiamo... sono stato invitato a fare a essere direttore della Biennale dei Giovani a Torino nel 2002, ho invitato una quantità di artisti, moltissimi artisti, che in qualche maniera cercavano di fare qualche cosa che fosse un'interazione con l'esistente, con la vita sociale. Quindi abbiamo fatto tutta la città di Torino è diventata un laboratorio d'arte, succedeva l'arte da tutte le parti, non si capiva più se la vita torinese era una vita normale o era una vita artistica, tutta la città era diventata un'attività di questo tipo. Dobbiamo pensare, non do dei nomi, questi sono i nuovi geni, le star, non dirò mai un nome perché possa diventare un nome di star. È un modus operandi che di cui parlo. A Bordeaux sono stato chiamato per dirigere la Biennale di Bordeaux. Abbiamo chiamato, io e Città dell'Arte, non ero solo, con Città dell'Arte, perché il sindaco di Bordeaux è venuto a Città dell'Arte, ha detto ma io vorrei che trasformare Bordeaux per 10 giorni nella Città dell'Arte. E noi abbiamo lavorato un anno e mezzo per avere 10 giorni di Città dell'Arte a Bordeaux. Un anno e mezzo, cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato artisti che avessero la capacità di reagire, di agire con la società e di fare il lavoro con la gente. Non abbiamo fatto venire né artisti né che portavano lavori né che li facevano sul posto. Loro lavoravano sul posto con le persone del posto, con la gente. L'abbiamo chiamato la rivoluzione. Dunque, la rivoluzione sociale attraverso una capacità di far interagire le persone. Cosa abbiamo scoperto? Che a Bordeaux siamo riusciti a mettere insieme 250 fondazioni, associazioni, associazioni, le più diverse, di tutti i campi. E tutte queste associazioni insieme, messe intorno a dei tavoli, a parlare dei loro problemi, e voleva dire già fare della democratica, cioè che i rappresentanti delle varie associazioni esprimevano quello che la propria associazione aveva come caratteristica, ma anche come necessità anche di collegarsi con le altre, col mondo. E quindi abbiamo creato una rete di comunicazione tra le associazioni e le organizzazioni. È lì che è nato questo lavoro che stiamo portando avanti adesso da Cuba, da 5 anni a Cuba e in tanti posti del mondo, che si chiama democratica, mettendo insieme non i partiti, non le ideologie, ma le organizzazioni esistenti. Vediamo il video che dopo le 5 la palla parte. Ah, la palla. Hanno lavorato perché quella palla lì, quella sfera, è già girato in tanti altri posti, però sempre con i giornali locali. E adesso è dentro questa sfera ci sono le avventure precedenti, però adesso l'ultima avventura è quella del giornale di 1966, vero? La prima volta.
1967. I have often thought of the youngest daughter and the joy that's overflowing. When dark clouds fall the sky, I have cast my eye to the path where we are treading. Rack my brain trying to explain where it is I think that we are heading. Avete ancora un'ultima domanda per... molte ultime domande. Va bene, le ultime due. Allora... Di pure. Sì, noi che me l'avevamo anche scritto degli appunti. C'è il microfono? Allora, la mia domanda riguarda il logo, cioè il terzo paradiso, che da simbolo, diciamo così, un po' vago è diventato un vero e proprio logo, praticamente. Volevo chiedere se per caso cioè, è stato sfruttato anche per, come posso dire, per le stesse strategie di marketing, ci sono delle strategie di marketing dietro anche all'uso di questo logo per il terzo paradiso. No, no, non esiste proprio, non c'è niente di economico in questo, è un simbolo che viene utilizzato da tutti, da chi vuole, e in maniera diversa, partendo proprio dalle scuole, dei bambini che imparano a mettere insieme le differenze, eccetera, soprattutto sul piano, diciamo, formativo, ma poi sono nate le ambasciate del Terzo Paradiso nei vari paesi del mondo e in ogni luogo, partendo da questa formula, che è una formula, quindi non è un'opera mia.
è una formula che io ho scoperto, quindi non è in vendita. Lo stesso come dire, come se, se la, 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 non so, la, la, la formula del, del P quadro, del P quadrato, la sfera. Non è di chi la fa, è una cosa che è utilizzabile, certo. Una formula matematica utilizzabile. E quindi, però le ambasciate, dato il significato di connessione, di creazione che porta, lavorano proprio per sviluppare delle, diciamo, realtà nella società che sono nuove, che sono di rigenerazione, ecco. Ma non c'è niente di economico, assolutamente nulla, anzi, al contrario. Grazie. L'ultima domanda era quella, ecco, la ragazza. Anche. Salve, in merito all'azione della sfera, mi chiedevo, intanto come fa lei a scegliere magari le città dove portare e creare appunto questa azione, e se l'azione è stata fatta anche magari in luoghi marginali con persone che appunto non si occupano di arte, ma coinvolgendo come... Ma lì era per strada, non c'è mica nessuno che si occupava d'arte. Dico, se adesso dico nel tempo, dal 67 in poi, questa azione è stata portata anche in altri luoghi anche marginali, mi chiedevo, coinvolgendo comunque un'utenza ben diversa, periferie, quartieri popolari, anche persone appunto che non sono sensibili, diciamo, al contesto artistico. Sì, nelle periferie di Torino, per esempio, sono state fatte, perché io ho una figlia che si chiama Cristina, la quale lavora anche lei in questo ambito e lavora proprio nelle periferie, anzi lei ha creato un piccolo spazio in un luogo proprio molto degradato e fa proprio queste cose qua, quindi le fa, ma i risultati sono sempre gli stessi, sono di un grande entusiasmo. E sì. Perché oggi a Bologna? A Bologna? No, perché ha scelto Bologna oggi? No, perché no, io non ho scelto niente, no, okay. È Bologna che ha scelto. È Bologna che ha scelto. È stata Bologna che ha scelto. Non sono io. Grazie. No, lo si ringrazia sempre proprio perché ha accettato la scelta di Bologna, generosamente. Sta quattro giorni qui facendone di ogni, senza un attimo di sosta, perché credo che sia, come avete visto, un grande privilegio avere un artista come Michelangelo Pistoletto, cioè che parla, che ama comunicare, che è generoso sia del suo lavoro che delle sue idee. E ma che io credo sta in quattro giorni qui è difficile avere un artista del, così, insomma. No, ma perché io credo che nelle accademie, per esempio, c'è un lavoro, ormai c'è un'accademia unica in tutto il mondo, sì, certo. L'accademia della ricerca individuale, dello sguardo stretto, lungo, largo, allargato, alto, basso, tecnologie nuove, c'è tutto oggi, no? C'è tutto. Ma avere dei luoghi dove si sviluppa la capacità di creare è fondamentale. Ma io, però tenendo presente anche un'altra cosa, che oltre alla capacità, senza uno sviluppo individuale è difficile poi intervenire. Quindi io devo essere... La dualità esiste sempre dappertutto, ma esiste anche proprio dentro ciascuno di noi. Io sono positivo e negativo anch'io e tiro fuori qualche cosa, guardo il mondo, guardo me stesso, metto in combinazione tutti gli elementi che servono per creare. Però poi è molto importante anche pensare che non c'è soltanto il museo, la collezione, la televisione, eccetera, ma c'è una società che ha bisogno di essere aiutata con la creazione a rigenerarsi. Questa è c'è l'individualità e la società, sono tutte e due da mettere insieme, insomma, ecco. Ultimissima. Passiamo. Che poi allora, lei ha detto che si sente, cioè che cambiamo in ogni momento, ovvero che ogni momento non siamo la stessa persona che eravamo il momento precedente.
E quando ha parlato del periodo in cui è stato in America ed era circondato dagli artisti della pop art, a un certo punto si è reso conto che la sua identità andava distrutta perché era stato creato un qualcosa che non la rispecchiava realmente. E diventava un prodotto, sì. Un marchio. Cioè, io sono curiosa di capire come ha fatto lei a riconoscere dove non, cioè, come ha fatto a riconoscere il fatto che non fosse realmente lei in quel posto, in quel momento, perché se non lo era stato fino ad allora. Non riconoscere? Lei dice, cioè, come hai fatto a cogliere che in quel momento tu cominciavi a essere un logo e non eri più te stesso come avevi pensato prima. E questo, sì, che vuoi dire? Cioè, sì, me lo chiedo perché se siamo sempre diversi e siamo sempre diversi, è difficile mettere in dubbio qualcosa che arriva, perché può essere semplicemente un cambiamento, una novità reale nostra. E quindi è complesso. Cioè, ci confondiamo spesso fra ciò che ci rispecchia realmente e ciò che no. È stato la sua domanda, non so se adesso la mia risposta corrisponde a quello che lei sta cercando. È successo che nel 1964 Rauschenberg ha vinto il premio di pittura straniera della Biennale di Venezia, e ha avuto questo premio ed è stato uno degli iniziatori della pop art. Nella fine dell'anno Leo Castelli, il gallerista che aveva anche Rauschenberg e tra tutti anche me, mi dice: Michelangelo, perché lui parlava italiano, perché Leo Castelli è di origine italiana, mi dice: Michelangelo, guarda che adesso tu, se vuoi che continuare qui, hai un grande successo, però o tu dimentichi di essere europeo e diventi americano, cioè vieni a vivere qua. Io non sono mai andato a vivere negli Stati Uniti, prendevo i miei lavori, ma io non ci andavo, e sono andato a volte, ma per una settimana massimo. Vieni a vivere qui e allora rientri nella nostra grande famiglia, oppure per te non ci sarà più niente da fare. Paro. Questo cosa voleva dire? Che l'arte doveva essere, per essere oggettivamente riconosciuta, doveva entrare nel sistema americano. Consona a quel che c'è. Questo era il fatto, assolutamente. Perché il sistema americano era universale. L'universalità non era l'universo, era l'America. Certo. Io ho detto, io rinnego tutto quello che è il lavoro, che il mio lavoro, che nasce dai fondi oro, delle icone bizantine al Rinascimento, tutto quello che è stato fatto, la rivoluzione estetica moderna è stata fatta in tutti i paesi d'Europa. Gli americani hanno raccolto in un certo momento, giustamente, la possibilità di andare avanti, e sono andati avanti. Penso che l'action painting sia stata una cosa clamorosa sul piano del riconoscimento individuale e della necessità di essere riconosciuti autonomamente per la propria libertà. Ma quando poi questi artisti americani liberi, parlo degli artisti americani liberi dell'action painting, sono entrati nel mercato, sono andati a rappresentare un sistema, che il sistema economico di potere, che non era quello che loro volevano rappresentare. Volevano essere liberi e basta. L'economia ha dato un significato di rappresentazione a che cosa? A questa libertà, che oltre a essere, a rappresentare la libertà, scusate un attimo, oltre a essere libertà,
è diventato rappresentazione del liberalismo e del liberismo capitalista. Non volevo essere rappresentazione del liberismo capitalista, ma della libertà dell'arte. E va voi, ragazzi, ma tutto il mondo, nessuno se ne è accorto tranne me. Ma io me ne sono accorto perché ero lì dentro, me ne sono accorto. Ho detto, oh, allora io che sto facendo un lavoro. La pop art nasce da un'accettazione di quel fenomeno che in qualche maniera aveva sorpreso l'action painting, gli artisti dell'action painting, e nasce la pop art nasce dall'accettazione del fatto che non serve essere autonomi come artisti, perché esiste un fenomeno che è al di là dell'autonomia della persona, è il sistema americano. E quella è la pop art. E io non ci potevo star dentro. Semplicemente. Verissimo. E forse l'unico che l'ha riconosciuta è stato Warhol, che l'ha cavalcato. No, tutti loro. Da Jester Jones, che aveva fatto anni prima, sì, aveva fatto identificato l'arte con la bandiera americana. Con le tre bandiere. Bene, ringraziamo. No, intanto veramente grazie a Michelangelo Pistoletto, che ci ha veramente regalato un pomeriggio, mi pare, denso di riflessioni e di considerazioni, non solo sul suo lavoro ma sull'arte in generale, preziosissimo per noi. Però la cosa importante adesso è... Grazie per la domanda, eh. Grazie. La risposta andava bene per la domanda che ha fatto, o voleva sapere qualcos'altro? Cosa ha detto? Che vorrebbe sempre sapere qualcosa. Ah, ma allora continuiamo, dai. Adesso volevo dare un'indicazione, perché partiremo ovviamente con la Walking Sculpture di Michelangelo Pistoletto, quindi la sfera di giornali riprenderà a muoversi dalla nostra Accademia. L'indicazione che vi voglio dare è, ovviamente la facciamo partire, ovviamente la farà partire Michelangelo, la sfera adesso è posizionata lì nel nostro corridoio, quindi vi chiedo di aspettare che inizi il percorso dal portico di fronte alla nostra Accademia da parte di Michelangelo Pistoletto. Consiglio non solo di uscire da quella parte, ma apriamo anche l'uscita di sicurezza a lato, in modo da poi riuscire a seguire il percorso che si svilupperà da Portico, Pinacoteca, Via De Rolandis, tutta Via Ernerio, sotto i portici, fino al Mambo. E poi da lì ci sarà una prima sosta e riprenderà a muoversi più tardi. Quindi grazie ancora Michelangelo. Grazie a tutti voi. Delle belle domande, delle sollecitazioni, e ci vediamo al Mambo allora.